Alberto Marolda, io giornalista TV, siamo qui con un ex ministro, abbiamo fatto bene i compitini a casa, siamo andati a girarci la Wikipedia e Alfonso Pecoraro Scanio è qui con noi oggi. Bentrovati. Cosa vogliamo domandare, cosa domanderebbe il popolo del web a un ex ministro, tra l'altro un ex ministro importante per certi sentimenti che sul web trovano giusto spazio, cioè politiche agricole col governo Amato 2 e ministro dell'ambiente col governo Prodi 2, cioè questo Prodi 2 e Amato 2, insomma questo amore per il doppio. Ma devo dire, capitato. No, non l'ho scelto, però credo che il popolo del web, una delle cose che mi chiede di più è perché ho bloccato gli OGM quando ero al governo con Amato, e potrei dire che c'è un grande interesse proprio oggi, ancora di più, perché finalmente anche in Parliamo Francia… Anni 2001, quindi molto… 2000-2001, quando questo argomento era poco conosciuto. Perché ho firmato la riforma dell'agricoltura che oggi finalmente sta dando i suoi frutti. Nel 2001, quando io ho firmato la riforma per cambiare l'agricoltura italiana, introdurre quella che viene chiamata la multifunzionalità, tutto potevo pensare, o meglio, io speravo che di cambiare fortemente l'agricoltura italiana, ma non immaginavo che adesso, dopo oltre 10 anni, per la prima volta, credo al dopoguerra, il numero di aziende agricole è aumentato rispetto a quelle che si cancellavano, mentre tutte le altre sono in fase di tracollo. È un momento di tremenda crisi economica e industriale italiana. L'agricoltura è il futuro, non è più il passato. È l'agricoltura, è l'agriturismo, è l'ecoturismo, è l'agricoltura di qualità, è il chilometro zero, è Carlo Petrini con Slow Food, con cui ho inaugurato recentemente, proprio qualche giorno fa, una mostra sui parchi italiani, è la Coldiretti con cui a Cernobbio abbiamo discusso di come si può fare la filiera corta. L'agricoltura e la produzione di energie rinnovabili, grazie a un'altra legge che invece ho fatto col Prodi 2, quella del fotovoltaico. Ricordiamo che lei era ministro dell'ambiente. Là ero all'ambiente e io credo che poi nella vita c'è un destino, cioè io sono finito all'agricoltura perché forse dovevo aiutare gli italiani a mangiare senza OGM e l'agricoltura italiana a cambiare, sono finito all'ambiente perché dovevo probabilmente far sviluppare finalmente il solare. In Italia per anni non si era riusciti, adesso siamo passati da 50 a 15.000 megawatt, siamo uno dei paesi più importanti a livello di fotovoltaico, con tutti gli errori fatti, perché poi è caduto il governo, nessuno ha seguito questa cosa e hanno fatto fare anche il fotovoltaico in alcune zone oggi agricole interessanti, con peccato. Non solo, ma oggi siamo in una situazione dove la grande estensione di pannelli non viene più permessa. Adesso finalmente è stata bloccata, ma io quando ho fatto la legge nel 2007, in questo caso quella sul solare, avevo previsto che il contributo maggiore andava per le coperture. E in realtà quindi l'obiettivo nostro era innanzitutto far mettere i pannelli sui tetti, sulle fattorie, sulle stalle, magari facendo sostituire l'amianto che c'era sui tetti. Infatti il massimo contributo era quando tu sostituivi l'amianto con il fotovoltaico, e quello lo voglio io personalmente. Poi però, caduto il nostro governo, quello successivo voleva il nucleare, quindi ha lasciato un po' andare tutta la impostazione del solare, e alcune speculazioni grosse hanno pensato che era meglio mettere un'estensione di un ettaro, fare grossi pannelli, pagare qualcosa agli agricoltori e rincassare tanto. E quindi poi questa cosa, che era giusta come molte cose che accadono, è stata anche utilizzata, diciamo, non solo, perché consideriamo che adesso siamo passati a quasi 400.000 tra imprese e cittadini che hanno pannelli solari in Italia. Eravamo nell'ordine delle centinaia, siamo arrivati a 400.000. È una vera e propria rivoluzione. È una rivoluzione, è il settore in assoluto. Da un punto di vista industriale è stata creata in pochi anni una delle poche industrie nate in pochi anni, con una cosa strana che io ho fatto casualmente. C'è da dire che però i pannelli prodotti in Italia sono veramente molto pochi. Ma i pannelli prodotti in Italia sono pochi per un motivo, che insieme a quel lavoro che io potevo fare come Ministro dell'Ambiente, il Ministero dell'Industria doveva far partire Industria 2015, famosa Industria 2015, che doveva servire a finanziare le imprese italiane che facevano produzione. Quell'altro pezzo, che purtroppo non competeva da me perché ero il ministro dell'ambiente, e non era partito. Quindi in realtà poi non c'è stata la capacità di aiutare le imprese italiane che potevano fare anche pannelli. Però va anche comunque detto che se noi vogliamo raggiungere gli obiettivi del protocollo di Kyoto, gli obiettivi dell'Europa 2020, evitare di prendere multe, anche mettere pannelli non italiani ma di qualità è comunque una cosa che aiuta l'Italia, non è una cosa negativa. Certo, l'ideale era mettere anche pannelli in cui la filiera fosse almeno in parte nazionale, questo sicuramente, però io quello l'avevo proposto al ministro dell'industria dell'epoca, che poi era Bersani, con Industria 2015. Però detto questo, stiamo parlando in ogni caso che sicuramente ci saranno stati 100, 200, 300 speculatori, ma ci sono 400.000 famiglie e piccole imprese che oggi si producono l'energia grazie al solare, quindi comunque io non farei manco
la cosa all'italiana per cui c'è sempre, si potrebbe sempre fare di meglio. Ah, però l'importante è fare piccoli passi. Ogni tanto alcune cose. E io infatti la fondazione che ho costruito dopo, negli anni dal 2008-2009, io ho continuato a sostenere l'industria e l'industria, le realtà del solare, non soltanto l'industria, e insieme ad Antonio Noto di PR Marketing, che partecipa a questo progetto, abbiamo fatto un osservatorio sul solare che è arrivato a fare già 8 rapporti tra gli italiani e il solare. Abbiamo il più grande patrimonio di analisi. Però la devo fermare perché colgo un amore profondo verso questo argomento. Solare, ma ci ha lanciato tanti spunti, tra l'altro sulla politica nazionale, perché lei ha appena nominato Bersani. E sappiamo come oggi all'epoca era ministro dell'industria, oggi è estremamente impegnato, non entro nelle dinamiche attuali, insomma, però certamente se a suo tempo era involved, sì, come si direbbe in inglese, in questi argomenti, magari potrebbe reiniziare, anche se devo dire che nei programmi non si vede molto, ma insomma lasciamo perdere questo. Però questo mi dà lo spunto e l'aggancio per parlare di un argomento importante. Lei è uno dei giovani, perché è pubblico, te lo possiamo dire, 1959, sicuramente ancora un uomo giovane, è uscito dopo molte legislature, perché sono 5 legislature, quindi lei ha iniziato da bambino, potremmo dire, tra virgolette, e uscito ovviamente a diritto, perché insomma la legge è questa, quindi è un diritto in vitalizio e quant'altro, ma apparentemente non si sta più occupando di politica, quando invece c'è un signore che non nominiamo, ma abbiamo appena nominato il suo oppositore, che urla contro la rottamazione, c'è un altro signore che ha i capelli riccioli e va a nuoto da Reggio Calabria in Sicilia e che dice che bisogna cambiare la politica, e lei è fuori ma è ancora giovane. Ma io devo dire che io ho iniziato a fare attività politica da giovane, da ragazzo. Io posso dire che la mia attività politica inizia a 15 anni, quando nel mio liceo classico, il Torquato Tasso di Salerno, decisi di candidarmi al consiglio d'istituto perché non mi piaceva come funzionava il mio istituto, e quindi per cambiare le cose. Poi ho fondato i Radicali a Salerno, sono stato presidente del Partito Radicale in Campania quando ero ragazzo, avevo 18 anni, e sono stato... Poi mi sono laureato molto presto, perché a 21 anni purtroppo ho perso mio padre, quindi ho fatto l'avvocato quando avevo 21 anni, prima ancora di avere il titolo, aiutato da un collega di papà, perché papà purtroppo era deceduto, quindi io per 10 anni ho fatto a pieno tempo l'avvocato civilista, e da quando sono stato eletto deputato, avevo una trentina d'anni, 31-32 anni, sono stato poi scoperto uno dei pochi che ha sospeso la professione legale, perché ritenevo che l'attività di parlamentare era già retribuita e io non dovevo fare un doppio lavoro. Poi ho scoperto che è una cosa rara, perché adesso lo dicono... Sappiamo quanti avvocati sono in Parlamento, poi è una lobby. È così potere. Pure ho sempre versato i contributi che spettavano, e quando abbiamo perso le elezioni nel 2008, io non sapevo nemmeno di aver diritto al vitalizio, perché non avevo mai controllato queste cose, perché non era tra le mie obiettivi. È stato nominato nel gruppo dei baby pensionati. Effettivamente, perché io poi, avendo cominciato molto presto, con 5 legislature, mi sono trovato. Grazie, devo dire, a questo, perché poi avendo sospeso l'attività di avvocato, è ovvio che io avevo qualche difficoltà a riprendere attività di avvocato, però avrei ricominciato a lavorare, questo non mi poteva problemi. Ho ritenuto che godendo del vitalizio era giusto che mi dedicassi a continuare un'attività, diciamo, tra virgolette sociale, culturale, quindi io lavoro a promuovere queste iniziative, queste istanze, proprio perché ritengo che in qualche modo lo possa fare. E sto insegnando all'università. E la politica? La politica, io credo che la politica si fa in tanti modi, cioè nel senso, io la facevo già prima di essere parlamentare, perché ho iniziato a 15 anni, per 15 anni l'ho fatta anche da consigliere comunale, perché sono stato consigliere comunale a Salerno molto giovane, quindi fui uno dei primi che fece la famosa pedonalizzazione di Salerno, il depuratore, quindi insomma un po' di cose da verde, da fondatore dei Verdi l'ho sempre fatte, e io credo che io sto continuando a fare politica in termini, diciamo, non istituzionali, cioè nel senso che io oggi aiutare le realtà del solare, evitare che vengano, come dire, distrutte le realizzazioni fatte, oppure aiutare gli agriturismi, insegnare, come faccio da 4 anni all'università in Bicocca a Milano, ecoturismo e politiche dell'ambiente alla magistrale del turismo, e dall'anno prossimo, dal 2013, anche a Roma a Tor Vergata, secondo me è una cosa, come dire, bella per uno che ha fatto il ministro, nel senso che un po' in uno stile quasi anglosassone, direi, anche se so che è strano forse,
uno che ha avuto, come dire, la circostanza di vivere a livello nazionale e internazionale, perché ho fatto molte conferenze internazionali, ho presieduto l'Ocse. Ha delle esperienze da passare, ovvio. È giusto che tu trasmetti, aiuti, crei, costruisci. Poi è chiaro che la fondazione che ho fatto, che è una fondazione povera, perché è fatta con Gianfranco Amendola, che è il capo della procura di Civitavecchia, con persone fisiche, non ho chiesto, uno non l'ho fatta quando ero ministro, quindi non l'ho fatta quando potevo usare il potere per farmi finanziare. Due, l'ho fatta senza fondi, ma con risorse. Qualcuno potrebbe pensare. Risorse molto. E no, perché adesso anche le fondazioni sono state un po' sputtanate, perché quella ha avuto spesso i soldi da Finmeccanica. L'elefante del partito lo metto nella fondazione. E quelli, capito? Cioè, io in realtà ho fatto una cosa molto modesta in collaborazione con Jeremy Rifkin e con tutto il lavoro sulla terza rivoluzione industriale, e sto lavorando a costruire eventi. Ho fatto una mostra sui parchi nazionali che ha patronato il Presidente della Repubblica e sta girando per esempio in tutti gli NH Hotel, perché NH Hotel si è, come dire, schierata come grande catena sulla sostenibilità ambientale. Io li ho conosciuti perché ho avuto un premio da Jeremy Rifkin come politico, tra virgolette, dedito alla terza rivoluzione industriale, e l'altro premiato nel comparto, diciamo, impresa era l'amministratore delegato di NH. E adesso, per esempio, questa mostra che io faccio, che cerca di aiutare i parchi italiani, che è un altro mio pallino da sempre, perché ho sostenuto i parchi nazionali, ho cercato di approvarne di nuovi, e chiaramente io faccio, tra virgolette, politica, e sostengo anche magari singoli assessori, consiglieri, ho fatto campagna elettorale, in pochi casi, devo dire, ma di persone, di gruppi che ritenevo validi e coraggiosi. Quindi, poi, se invece mi si dice il mio obiettivo è ritornare... In un momento in cui in Italia ci sono diverse elezioni da fare nei prossimi 8 mesi, insomma. Quindi... Io onestamente in questo momento ritengo che posso dare meglio un contributo, un sostegno ad iniziative specifiche, a meno che non nascono cose assolutamente, come dire, entusiasmanti e nuove. Io ritengo che in questo momento sto lavorando, facendo cose importanti, e non mi ritengo, francamente, in questa fase politica abbastanza convinto. Quindi non in un momento in cui tutti qui si stanno facendo il proprio partito, insomma, non è... Io devo dire, io continuo a essere iscritto ai Verdi, anche se i Verdi sono più o meno un po' semi estinti, perché purtroppo, come dire, sono stati travolti un po' tutti i partiti tradizionali, più grandi. Ma non solo in Italia, insomma. Non solo in Italia, sì, c'è stato uno sconvolgimento. Devo anche dire che si faceva riferimento a Grillo, io sono uno che ho un... È stato trattato molto bene da Grillo, devo dire che, quello che mi dà, difeso. Questo mi dà un altro aggancio per andare oltre. Per dire che io ho un articolo che ho scaricato, ma il pubblico c'è, il pecoraro espiatorio, e dove Grillo le fa un peana in realtà, perché insomma alla fine qui dice è lui il colpevole del pecoraro Scanio, quando lei in quel momento si è aperta la caccia al pecoraro Scanio, leggo, è lui il colpevole, non Bassolino, non la Iervolino, non i presidenti del Consiglio degli ultimi 15 anni, non la Camorra, non le imprese del nord che hanno smaltito i rifiuti tossici in Campania. Stiamo parlando dello scandalo dell'immondizia in Campania, a Napoli, sì. Quando nel 2008 lei stava per venire, c'era un tentativo di travolgerla, di sfiduciarla, tra l'altro anche non solo da parte dell'onorevole Di Pietro, ma anche da parte di qualche francotiratore della maggioranza, si è detto, ma in realtà poi non si è mai arrivata a una vera votazione, no. Perché poi cadde il governo prima della sfiducia, anzi pur di non darle la sfiducia hanno fatto cadere il governo. Potremmo fare una buttata del genere. Devo dire che però... io sono particolarmente grato, devo dire, a Beppe Grillo, perché io poi ovviamente lo conoscevo già da prima. Io credo di essere stato il primo ad averlo, come dire, coinvolto in un'esperienza che in qualche modo era politica, cioè la campagna per il referendum contro l'elettrosmog. Facevamo una conferenza stampa insieme e lui disse proprio a un mio collaboratore: ma io non è che voglio poi entrare in politica. E ho detto: no, ma io non è che ti devo fare entrare in politica. Ho detto: stiamo facendo una battaglia specifica su quel referendum. E fu allora che iniziamo, insomma, a vederci, e devo dire, io ho sempre apprezzato che era una delle persone che invece di propormi, come quasi tutti fanno i ministri, qualcuno da nominare, qualche cosa da... sempre qualche incarico chiedevano, poi io manco li davo, però insomma li chiedevo. Era uno che invece mi veniva... Vecchio vizio italiano. Sì, era di tutti i partiti, anche soprattutto quelli che fanno i moralisti, poi sono quelli che più chiedono. Mentre invece devo dire che lui veniva a proporre sempre i temi che poi mi piacevano, cioè l'auto elettrica, o anzi l'auto idrogeno,
quando faceva addirittura gli spettacoli respirando il tubo di scappamento, i pannolini da cambiare riutilizzabili, e mi raccontava di queste best practice. Quindi a me faceva sempre piacere questo. Quando esplosa in modo ancora che spero la magistratura possa indagare fino in fondo, quella clamorosa vicenda dei rifiuti di Napoli del gennaio 2008, dico clamorosa perché in realtà era stata annunciata da pesanti pressioni nei miei confronti sulla materia degli inceneritori, su queste cose. C'è sempre stato un tentativo. Devo ricordarlo, insomma, lei è stato tra l'altro uno di quelli che ha denunciato il CIP6 come contributo. Beh, io avevo praticamente fatto togliere già il CIP6 nella prima finanziaria. CIP6 è un contributo a favore, che va a finire, che diventa a favore degli inceneritori. Di sostanzialmente il CIP6 è una grande, io lo definivo una grande truffa, cioè in Italia i soldi che devono andare alle energie rinnovabili, che poi io finalmente ho fatto dare al solare, in realtà quei soldi esistevano già da prima, solo con una delibera che fu fatta proprio dal Comitato Interministeriale Prezzi, perciò CIP, la delibera numero 6, fatta all'epoca in cui c'erano Andreotti, credo Presidente del Consiglio, e Pomicino, Ministro del Bilancio, si decise che i soldi andavano alle rinnovabili e poi si aggiunse una parolina, e assimilate. Queste assimilate hanno consentito che il denaro che doveva andare per fare il solare e le rinnovabili andava ai petrolieri per bruciare i catrani delle loro raffinerie. Tant'è vero, questo va detto, perché si parla sempre e solo dei termovalorizzatori in realtà la grossa parte andava ai petrolieri. Questo va detto. E che in certi periodi storici i petrolieri guadagnavano quasi più dal CIP6 che dall'attività normale di raffinazione della benzina. E invece di smaltire dei residui, li bruciavano guadagnandoci facendo energia. Quindi pensiamo all'abilità. Per di più poi si potevano anche bruciare rifiuti con il contributo delle energie rinnovabili. Facciamo un po' di fantapolitica, lei era diventato un personaggio scomodo a quel punto, andava silurato. Non è fantapolitica, è un fatto ahimè molto successo, insomma. La difesa di Grillo, devo dire unica, perché poi anche gli alleati cercavano in quel momento, innanzitutto stiamo parlando in un periodo in cui Bertolaso era un santo intoccabile. Io avevo osato dire di no a fare una discarica in un'oasi del WWF a Serre Persano. Bertolaso se l'era legato al dito, e da intercettazioni che sono uscite negli anni successivi, quindi non all'epoca dei fatti, lui dichiarava ai suoi collaboratori che il suo obiettivo era fregare e fottere i tecnici del Ministero dell'Ambiente. Quindi mentre io cercavo di risolvere il problema dei rifiuti, il commissario ai rifiuti aveva l'obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote. Tentavo in tutti i modi di evitare a Napoli il dramma su cui poi cadde, e avevamo fatto un piano col prefetto Panza in cui avevamo cercato di dare a Napoli un piano dei rifiuti europeo. Quando si parlava già allora di mandare rifiuti in Germania, di mandare rifiuti... No, devo dire già all'epoca, prima loro iniziavano a mandarne, ma io puntai sulla raccolta differenziata e nominai un generale dei carabinieri, il generale Iucci, un ex generale dei carabinieri, a capo di una task force che fece tutta la... spiegò esattamente come si doveva fare la raccolta differenziata e come si doveva fare il porta a porta per riuscire a rientrare nella cosa. Dobbiamo dirlo che nel 2012 ad oggi la differenziata a Napoli ancora non c'è in gran parte. Ma devo dire che io fui boicottato da sempre, da subito, perché da una parte avevo tolto il CIP6, quindi avevo conto i petrolieri, avevo dato i soldi al solare, poi nel tempo libero ovviamente avevo fatto il mio dovere di ministro, quindi avevo cercato di togliere i soldi al ponte sullo stretto che era di Impregilo. Avevo posto il problema che la gestione dei rifiuti campani, dei cosiddetti CDR di Impregilo, non era legittima. Avevo detto che la TAV era una grande bufala, e devo dire che dopo 5 anni, che io non sono più ministro, io ero considerato Mister No che bloccava. Dopo 5 anni non sono riuscito a farne una di queste cose. Di Pietro la attaccava, infatti, su questo. Ma Di Pietro da questo punto di vista, infatti, devo dire che poi ha cambiato posizione, ma Di Pietro mi attaccava su tante cose che poi, devo dire, per fortuna ha cambiato idea. Quindi diciamo, era una circostanza particolare. Quando esplode l'emergenza rifiuti, l'unico che, devo dire, senza avere nessun obbligo nei miei confronti, se non quello proprio di amore della verità, evidentemente, che fece una dichiarazione, appunto, che poi è rimasta in vita sul web, a mia difesa, era lui, perché aveva colto che l'obiettivo...
ricordiamolo, perché insomma chi si vuole divertire andarselo a cercare, c'è ancora, si chiama Il Pecoraro Espiatorio. Sì, è vero, perché io è ancora nel blog del ma perché io ero il capro espiatorio, io dovevo essere attaccato perché bisognava rompere degli interessi o consentire che io non mi mettessi traverso, ma in realtà io non è che mi ero messo di traverso, perché io facevo il mio dovere, non è che avevo un odio rispetto a singole aziende, a singole imprese, semplicemente io ritenevo che per norme europee, cioè ritenevo, uno, che non era normale fare delle discariche di rifiuti nelle aree protette. E io dicevo, quando facevamo le riunioni, dicevo, guardate che non c'è bisogno di Pecoraro Scanio, che voi considerate particolarmente ecologista, ma il ministro del Kenya vi direbbe la stessa cosa, cioè il ministro dell'ambiente, anche il paese africano, vi dice che non si devono fare discariche nelle aree protette. Non è una mia particolare fissazione. Perché loro volevano fare le discariche previste in campagna da Bertolaso? Erano nel parco del Cilento a Perdifu, nel parco del Vesuvio a Terzino, nella zona prospiciente l'area protetta del WWF. Io dicevo, scusate, ma tra l'altro nel Vesuvio si è detto, ed è venuto fuori da indagini e tante intercettazioni, che la Camorra ha gettato nel cono del Vesuvio tonnellate di immondizie. Io non quindi so quante cose, immondizia. Ma la situazione di Terzigno continuava a essere grave ancora adesso, perché poi sono zone dove c'erano vecchie discariche. Quindi diciamo, c'è stata una vicenda molto delicata in quella materia, in cui l'obiettivo era attaccare me e attraverso me distruggere anche la credibilità dei Verdi, perché consideriamo che i Verdi ormai a quel punto iniziavano a viaggiare nei sondaggi al 4-5% e quindi era considerato intollerabile. Per fortuna poi c'è una giustizia divina, adesso per fortuna Grillo, che dice le stesse cose, sta al 20%, quindi tutti questi che pensano e sognano di distruggere le idee possono volta per volta bloccare un uomo, una persona, però le idee, quando sono giuste, poi da qualche altra parte spuntano. Poi quest'arco di difesa di Napoli, ma in realtà diciamo non in difesa di Napoli, in difesa dell'ambiente, con una rilocalizzazione e una razionalizzazione dei rifiuti, c'è anche l'accordo di programma per Bagnoli, per cercare di recuperare Bagnoli. Per me quella è un'altra grande, direi, sofferenza in qualche modo. Cioè, perché prendo la colmata, ricordiamo cos'è la colmata, cioè il riempimento fatto dalla vecchia Italsider davanti sulla spiaggia per andare a coprire e allargarsi ulteriormente verso il mare e portarla, toglierla, bonificare quella zona e portare il tutto a più o meno. No, la cosa succede? Allora, innanzitutto consideriamo che io ero a fare volantinaggio avanti all'Italsider di Bagnoli nel 1987, quando la prima volta mi sono candidato. Io mi sono candidato anche nell'87, poi non sono stato eletto, quindi non è che sono stato eletto. C'erano le preferenze, poi sono sempre eletto grazie alle preferenze, per fortuna, senza liste bloccate e cose strane, se non nel 2006 purtroppo c'era già la lista bloccata. E io facevo volantinaggio quando tutti i miei amici della sinistra erano da un'altra parte, insomma non è che erano per fare di Bagnoli un'area di recupero ambientale. Forse in quel caso l'unico che in qualche modo mi aiutava era Edoardo Bennato, che era fissato, essendo anche architetto, su Bagnoli, aveva questa posizione di difesa della necessità di recuperare la Bagnoli naturalista. Beh, ricordiamo le varie canzoni, da Danisi dell'isola che non c'è, a Sotto il Gusto che c'è stato, tutta la parte di pianura che è stata. Quindi c'è un pezzo di Edoardo l'ha fatta. Ma devo dire che lui è ancora, io farò un evento con lui probabilmente il 19 dicembre per l'Ambra Giovinelli a Roma, lui è ancora uno dei testimonial oggi della green economy, delle iniziative che ho fatto, e anche nelle mie esperienze ministeriali è sempre stato una di quelle persone che francamente gratis ha sempre cercato di dare una mano al biologico quando ero all'agricoltura e al solare quando ero al ministero. Quindi nell'ambito di cercare di ridare a Napoli fiato, noi abbiamo fatto una grande battaglia innanzitutto per cercare di rilanciare, di fare di Bagnoli una grande area di recupero ambientale, e l'abbiamo fatto già in consiglio comunale all'epoca del primo governo Bassolino. Poi da ministro dell'ambiente, quindi io seguivo questa cosa da 20 anni sostanzialmente, io ho cercato di aiutare su richiesta del comune di Napoli, della Bagnoli S.P.A., insomma delle loro realtà locali, di aiutarli ad avere i fondi, quindi messi a disposizione, e non era facile, per ripristinare la linea di costa, perché il grande tema di Bagnoli è questa grossa, diciamo, colmata, che si chiama colmata, ma in realtà è una discarica a mare. Cioè tutti i residui della lavorazione che si faceva all'Italsider si buttavano a mare. Quello che oggi in modo ancora più eclatante si rileva con l'Ilva di Taranto, dove ci sono le montagne, là in realtà era stato usato in mare, in una realtà più piccola, però è stato in mare. Cosa si doveva fare? Si doveva fare il carotaggio e la caratterizzazione, cioè capire innanzitutto cosa c'era sotto, perché ovviamente una parte sono sostanze inerti, quindi come detriti
di costruzione e quindi caratterizzate potevano essere spostate e usate come riempimento. Qual è il problema? Che il porto di Napoli doveva fare delle vasche per allargare il porto. Attenzione che ancora oggi noi a luglio come testata abbiamo scoperto stoccaggio a cielo aperto dell'amianto dentro l'Ilva ancora oggi. Ma quindi ci sono ancora cose di bonifica da fare. All'epoca i fondi a disposizione erano, e io feci grande fatica per convincere il comune di Piombino a trovare una soluzione che però doveva essere rigorosa. Allora, a Piombino stavano costruendo il porto, o meglio, a Piombino stavano ampliando il porto. Cosa accade? Che quando fai delle aree di espansione del porto, sei costretto per forza a riempire. Sei costretto a riempire di qualcosa. Allora, l'alternativa qual è? O smantelli una collina, una montagna, e la butti dentro, però quello, da un punto di vista ambientale, non è una cosa positiva. Oppure cerchi di avere dei detriti, però ovviamente non inquinanti, ecco perché devi fare la caratterizzazione, cioè perché se ci sono sostanze inquinanti devono andare in discariche speciali, perché sono sostanze inquinanti. Ma lì c'era il grave problema. I detriti. L'amianto, no. Perché l'amianto è comunque... C'è molta gente che si chiede, dice, ma come mai c'è l'amianto all'interno delle acciaierie? Dobbiamo ricordarlo, perché poi anche questa è una cosa che non si trova facilmente, l'altoforno è foderato di mattoni di amianto. Ecco perché vicino a ogni fabbrica, a ogni acciaieria c'è una fabbrica di mattoni, perché questi mattoni si consumano e quindi ci sono molti, ci sono residui di amianto. Ci sono residui di amianto. Ovviamente poi devono sempre vedere i quantitativi e quanto siano preoccupanti o meno, però quello che è certo è che là, se si fosse fatta la caratterizzazione e una buona parte del materiale della colmata, tolta la parte magari appunto dove c'era amianto, metalli pesanti, che comunque non la potevi mandare per il riempimento a Piombino, tutto il resto però si poteva mandare a Piombino, così evitavi di sfasciare una collina in quella zona e toglievi finalmente quella colmata a Napoli. Questo era il progetto che mi avevano sottoposto e che a me sembrava un progetto utile. Molti rumors in zona, chiaramente, insomma, come al solito c'è sempre qualcuno. No, la preoccupazione era soprattutto a Piombino, non a Napoli. Sì, a Piombino, è ovvio. A Piombino perché giustamente, immaginiamo una comunità toscana dove gli arrivano delle qualunque cosa, di residuo da Napoli, che peraltro è sempre considerata una zona, devo dire in questo caso ingiustamente, come epicentro dei problemi, perché poi l'altra faccia della medaglia è che invece la Campania è stata al contrario, la terra dove sono venuti tutti i rifiuti pericolosi, speciali, contaminanti e inquinanti dalle aziende del nord, seppelliti grazie al contributo della Camorra nelle aree napoletane e casertane. E quindi, questo è dimostrato per fatti, non stiamo dicendo nulla di nuovo. Stiamo parlando di quello che hanno fatto le inchieste giudiziarie, certo, da Donato Ceglie ad altri magistrati che hanno lavorato in Campania. Però è chiaro che la preoccupazione c'era in Toscana, e quando facemmo l'accordo di programma con tutte le realtà, quelle napoletane e quelle toscane, ovviamente la garanzia era che c'era un controllo, su cui c'era una vigilanza della Toscana e delle autorità campane, per essere certi che le sostanze che venivano mandate erano solo quelle inerti. Ora, lei dichiarò tutto questo perché bisognerebbe capire a questo punto che cosa è successo, perché lei dichiarò a suo tempo, riporto un'intervista trovata ancora su internet, su iGazette, chiaramente stiamo parlando di una dichiarazione del 23 luglio del 2007, dice: il Ministero ha sbloccato fondi per oltre 200 milioni di euro per completare questa operazione, che è la più grande opera di bonifica costiera in Italia, ma anche in Europa. Questo è il commento, era un suo commento. Questo sì, ma è un'opera grossa. E nel 2009, qui eravamo 2007, nel 2009 il Provveditorato alle opere pubbliche di Molise e Campania, il Commissariato di Governo alle bonifiche, alla tutela delle acque della Campania, hanno stanziato 61.969.000 euro per continuare nella bonifica. Addirittura era stata indetta una gara di appalto a Bagnoli nel 2009. Chiaramente sono cose che sono successe dopo lei le ha vissute probabilmente come tutti noi, come spettatori. Sì, ho letto qualcosa sui giornali. Sta di fatto che comunque oggi è ancora tutto lì, si parla tanto di Taranto, di una bonifica che andrebbe fatta a Taranto, quando nella bonifica dell'Ilva di Bagnoli, che faceva le stesse lavorazioni, si è fallito. Purtroppo devo dire che nonostante lo sforzo, io lo considero una delle cose, ci ho detto, delle cose che mi addolora, ma non è l'unica. Devo dire che a Napoli io stanziai anche molti fondi per Napoli Est,
e ancora non ho visto tutte le realizzazioni previste, quindi mi sembra veramente, da deputato napoletano, prima ancora che da ministro, io mi sono sempre impegnato a cercare di rilanciare l'occupazione, le possibilità in quella terra, e devo dire che invece la cosa veramente... Anche perché il sud non deve essere un peso per l'Italia, quindi per il nord, ma cioè il sud dovrebbe essere equilibrato. Non... Guarda, ma il sud non è un peso, il sud è stato vittima in gran parte di un certo tipo di unità nazionale, anche se ormai l'unità nazionale è un beneficio per l'Italia, non sarebbe pazzo chi dice che non serve, anzi serve un'unità europea magari un po' più consolidata. Però sicuramente il sud, a parte che esistono i sud, perché non esiste un solo sud, ci sono zone anche nella nostra regione, nella Campania, ma in tutto il sud, che hanno costruito un modo diverso di rapportarsi con i cittadini, che funzionano e creano anche Parliamo della raccolta differenziata, per esempio, nella penisola sorrentina, ma ci sono la Svizzera, zone, ma addirittura il Nolano aveva una raccolta differenziata molto avanzata, quindi neanche, come dire, ma Salerno città, che all'epoca del 2008 voleva l'inceneritore a tutti i costi, cosa che io contestavo al sindaco De Luca, dicendo: ma Enzo, ma che ti serve questo inceneritore quando devi lavorare? Quando poi hanno capito come fare la raccolta differenziata del porta a porta, adesso dappertutto si vantano, giustamente e meritoriamente, di essere una delle città leader della raccolta differenziata, perché poi non ci vuole molto, ci vuole determinazione. I meridionali, peraltro, sono estremamente creativi, estremamente capaci di fare innovazione, sennò altrimenti non si capirebbe com'è che quando vanno, come dire, emigrano nel resto del mondo, dove hanno condizioni, come dire, evidentemente più facili, meno burocratiche, un contesto sociale meno caotico di come a volte l'abbiamo da noi, riescono a fare cose eccellenti. Secondo me se ne possono fare e se ne fanno tante anche nelle nostre zone. Sicuramente le difficoltà, a Bagnoli secondo me c'è stato un boicottaggio stabile, permanente, di chi non ha mai accettato che ci fossero quella grande area di parco verde, cioè un pezzo di... Beh, come addirittura dire, si era parlato di Coppa di lobby. America, si era parlato di Coppa America, della vera Coppa America, non del round robin, no, del round che è stato allora, fatto quest'estate. Allora, io penso che il vero problema è che a Napoli c'è stata una pressione, che ancora secondo me non è del tutto terminata, di chi comunque voleva che si consentisse una cementificazione più estesa di quella zona, e non hanno mai tollerato il fatto che le costruzioni dovevano essere dietro il parco e ci fosse un vero grande parco pubblico. Quello è stato uno degli argomenti che... Vede che c'è ancora... Vede, lei sta dando tonnellate di spunti, per cui questa chiacchierata potrebbe durare ore o giorni, ma oggi si pensa, con il recupero di Bagnoli Futura, De Magistris, vabbè, a parte aver regalato, entreremo in un altro argomento, aver regalato tutta una serie di beni pubblici del comune a Bagnoli Futura per risollevare Bagnoli Futura ed evitare un commissariamento, ma a parte questo, il problema fondamentale è che oggi Bagnoli Futura tende a dare i terreni a privati per cementificare, ci ha rinunciato al parco. Sembrerebbe nei piani. No, ma io questo francamente non credo, perché dovrebbero cambiare il piano regolatore del comune. Infatti è una delle battaglie del suo vecchio conoscente Iannello, molti anni fa, adesso Iannello è uscito, ha smesso di appoggiare dei magistri, è una delle battaglie. Le vicende successive onestamente non le ho seguite, anche perché da quando insegno all'università a Milano, diciamo, gravito più tra Roma e Milano, e vengo sicuramente a Napoli, ma più per iniziative con Città della Scienza, che peraltro si trova a Bagnoli, e che per esempio è un esempio di eccellenza. Città della Scienza è stata una cosa fatta bene, che è credibile a livello internazionale, però è come se stessi in un'oasi, cioè riconosciuta più all'estero che non vissuta come una grande risorsa nella città. L'impressione della città è che la Città della Scienza sia un fortino in mezzo alla terra degli indiani che l'attacca. È incredibile, eppure io sono stato recentemente a una bellissima iniziativa che loro hanno fatto sulla storia dell'universo, con la presenza della ricercatrice italiana che ha scoperto la cosiddetta particella di Dio, praticamente. E quello che mi ha sorpreso è che io non ho visto nessuno della classe dirigente napoletana. Ovviamente c'era il fondatore di Città della Scienza, c'erano molti luminari, molte persone, ed era una sala con 1000 persone, quindi, però non c'era nessuno. Quindi effettivamente è come se vivessero in un'oasi, sicuramente era con molte persone della città di Napoli, però come se le istituzioni fossero un po' lontane da quella che per esempio è un'eccellenza. Le istituzioni e anche la popolazione, cioè nel momento in cui c'è l'economia, infatti mi stacco a questo punto perché non voglio napoletanizzare, non desidero napoletanizzare troppo, ma d'altronde non credo che sia interesse di questa chiacchierata, però sicuramente questo ci porta a un problema nazionale, perché è chiaro che nel momento in cui la popolazione
ha problemi di futuro, no? Non si sa se ho il lavoro domani mattina, non si sa se ho i soldi in tasca domani mattina. A questo punto la cultura, che magari mi costa soldi per andare a seguirla via di seguito, non la seguo più, comincio a razionalizzare i costi e le spese della mia famiglia. A questo punto comincio anche a far meno attenzione all'ambiente. Abbiamo parlato dell'Ilva a Bagnoli, ci tocca parlare di Taranto. Cioè, chiaro, molta gente lì è comunque a favore di una continuazione dello status quo, nonostante le morti. Ma Taranto purtroppo è una, insomma, una grave responsabilità di, devo dire, di chi ha bloccato un'azione che io con, veramente un'altra di quelle cose che con fatica avevo avviato. Io ho nominato finalmente la commissione che si doveva nominare da anni, ma praticamente l'ho trovata che non funzionava, non esisteva, che è la commissione che dà l'autorizzazione integrata ambientale. Abbiamo visto che a Taranto tutto si discute su autorizzazione integrata ambientale. Io all'epoca nominai presidente della commissione un giurista che veniva dal gruppo nella Corte di Cassazione che si occupava di ambiente, un gruppo fondato da Amedeo Postiglione, un altro magistrato ambientalista, uno dei più antichi probabilmente, il primo pretore che fece innovò attraverso il sequestro in materia ambientale. Io avevo avviato la procedura avendo trovato un ritardo clamoroso. Ma che se fosse stata fatta nel 2007-2008, oggi dopo 4 anni non staremmo perfetto, parlando. Perfetto, se fosse stata... Allora, cosa è successo? Che il nuovo governo, arrivato nel 2008, la prima cosa che ha fatto ha bloccato e ha sciolto quella commissione che io avevo istituito, e la nuova autorizzazione integrata ambientale, che a quel punto l'hanno fatta fare ad altri, è stata poi messa sotto osservazione perché era considerata talmente blanda, tant'è vero che poi è successo quello che è successo. Allora, qui abbiamo imprenditori che non hanno voglia di investire, dicono di non avere risorse, ma comunque quando anche avessero risorse non hanno voglia di investire per risollevare, per cambiare, per rendere meno inquinante una produzione industriale. Anche perché a quel punto l'imprenditore libero, perché in un'economia di mercato libero, dice vabbè, ma io la fabbrica me la vado a fare in India, in Cina, dove non ci sono questo tipo di problemi ambientali. Un'economia però italiana che soffre, ricordiamo che molti anni fa la siderurgia italiana produceva il 5% dell'acciaio mondiale, oggi siamo usciti al 2%, e se si fermano anche a Taranto scenderemo all'1%, a dir tanto. Insomma, quindi bisogna in qualche maniera riconvertire un'industria, un modo di dare lavoro, e qui torniamo a quello che lei sta facendo oggi, torniamo al promuovere delle attività che siano ecocompatibili. Ma diciamo che ci sono due profili. Il primo è che gli imprenditori che vogliono fare, gli imprenditori seri, devono investire in tutte le misure di antinquinamento, perché poi è vero che a volte si dice in Asia ci sono, come dice, meno sensibilità ambientale, ma non dimentichiamo che una delle cose che è stata proposta proprio all'Ilva è di fare come la Hyundai in Corea, che invece ha fatto delle acciaierie dove addirittura tutti gli accumuli sono chiusi, sono sigillati, e si cerca di fare qualunque attività senza nessuna contaminazione esterna. Quindi non è vero che non si possono avere aziende che blocchino l'inquinamento. La seconda cosa è che è chiaro che però la vocazione di un paese come l'Italia deve andare fortemente sul tema della green economy e delle rinnovabili, ma per elementi ovvi. Io come fondazione cosa sto sostenendo? Sto sostenendo tutta una serie di filiere, diciamo, della green economy, ma nel senso culturalmente, facendo iniziative per promuovere e fare in modo di anche di far conoscere le best practices, perché sennò il paese vive solo un momento di depressione, quando in realtà ci sono tante cose che stanno funzionando. Io ho premiato recentemente, per esempio, gli agriturismi della Coldiretti, sono andato a premiare i migliori agriturismi, ma in Italia ormai abbiamo 20.000 agriturismi, abbiamo una delle filiere più avanzate che c'è in Europa. Che non funzionano solo col turismo italiano, funzionano anche... No, moltissimi stanno all'estero, e molti di questi bravi premiati, che sono, molte volte sono giovani e donne, che sono il volano del cambiamento, da sempre io noto questa particolarità, perché sono i più innovatori. Loro, stando sul web, alcuni di questi mi raccontavano che avevano prenotazione già fino al 2014, quindi non è, perché iniziano già a ragionare pensando che stanno in Europa, certo, e non stanno in Italia. È difficile però che prendo l'operaio dell'Italsider, no, dell'Ilva, lo devo riformare, il sistema sociale deve pagare. Quello non è che deve, quello dell'Ilva non è che si metta a fare l'agriturismo, però sicuramente in zone come il Salento
nelle rinnovabili, laddove si è fatto molta attività, tu potevi riconvertire non l'ILBA, ma una serie di attività collaterali che possono fare la green economy, sono anche le auto elettriche, le auto ibride. La Fiat, vogliamo dirlo che la Fiat non ce l'ha un'auto ibrida. Incapace, la Fiat è incapace perché non ha saputo gestire questo settore. Però è vero che in Italia oggi c'è la crisi dell'auto, ma è così strano che gli italiani, che sono il paese che ha il maggior numero di auto per abitante, comprino meno auto? E vogliamo raccontare che invece il settore della bici, dove ci sono 600 imprese italiane che producono bici, ha avuto invece un boom e hanno addirittura assunto nuove persone? O c'è solo un pezzo della realtà? E nel settore della mobilità, com'è che chi fa invece autobus ibridi, autobus elettrici, autobus a idrogeno, nuovi mezzi di locomozione invece crescono? Quindi significa la che la sorella dei mezzi alla strada verrebbe da domandarsi perché quando si è parlato di, non so, Termini Imerese, nessuno ha pensato di dire facciamoci una linea di produzione di auto elettriche, la Renault l'ha fatto. Ma perché questo dovremmo chiederlo appunto a chi governa oggi questo paese e chi l'ha governato in questi anni. Io sicuramente ho sempre finanziato l'innovazione quando ne avevo la possibilità da ministro. È uno dei limiti di questo, no, non del nostro paese, di un pezzo del paese, perché poi in realtà invece ci sono altre cose di eccellenza che si fanno pure in Italia, non è che non si fanno. Quindi il futuro in un paese come l'Italia, che ha sole, vento e geotermia, la possibilità di sviluppare energia dalle rinnovabili, come diceva Carlo Rubbia, che era non a caso uno dei miei consulenti al Ministero dell'Ambiente insieme a Jeremy Riffin, consulenti gratuiti peraltro, e loro dicevano ma guardate che l'Italia è il paese che può vivere di rinnovabili, ma non significa solo prodursi energia, significa anche sviluppare le tecnologie. Cioè noi abbiamo per esempio il microeolico, noi abbiamo aziende che fanno il microeolico che lo esportano in tutto il mondo, che sono brave, sono quelle che fanno cose innovative. Addirittura Renzo Piano ha elaborato un nuovo tipo di pala particolare fatta con le modalità con cui si usano per le barche a vela, che è considerata un'eccellenza. Sulla bioedilizia noi abbiamo fior fior di aziende e anche grandi architetti italiani che oggi costruiscono gli nuovi edifici, che devono essere edifici che invece di consumare energia la producono. Quindi se vogliamo dare, anche per chiudere e lasciarla tornare perché ci fanno disperati segni, ma sappiamo che lei ha molto da fare, ma per concludere uno slogan potrebbe essere sicuramente fiducia, fiducia nei nostri mezzi e fiducia nel futuro ecocompatibile, perché probabilmente al pianeta rimane solo questo. Questo è l'unico futuro che c'è, cioè il futuro è green o non è, poi green o è black. Allora, per non avere un futuro nero è meglio avere un futuro green, diciamo. Oppure, con una frase bella che usa Carlo Petrini nelle cose di Terra Nostra, chi semina utopie raccoglie realtà. E probabilmente se noi seminiamo, io per esempio sono uno di quelli che ha seminato un sacco di utopie, ma ha raccolto realtà. Cioè io dopo anni, io dico sempre a quelli che mi chiedono, anche quando faccio degli incontri invece tra virgolette di formazione politica nelle università, nelle scuole, io dico sempre, ragazzi, guardate, una cosa fondamentale da capire è che nella politica quello che ti restano sono le opere, non è che ti resta la sedia. Cioè, del Ministero dell'Agricoltura o dell'Ambiente che ho fatto, cosa resta? Resta il fatto che tu incontri l'agricoltore che oggi ti dice grazie a lei ho fatto l'agriturismo, l'agriasilo, la fattoria didattica e ho ricostruito una rete per cui prima guadagnavo poco, adesso con tutte queste attività collaterali riesco a mantenere bene la mia famiglia. O il giovane che ha lavorato nelle rinnovabili e che ricorda l'attività fatta. Allora, queste sono le cose che restano dell'attività politica. Allora, uno deve dire, investiamo, facciamo le cose buone, quindi seminiamo che poi alla fine probabilmente raccoglieremo. E l'Italia, per esempio, proprio nell'agroalimentare, siamo partiti da questo, torniamo alla terra, diciamo, alla fine di questo incontro, e io credo che per esempio noi nell'agroalimentare abbiamo una enorme capacità di espansione, perché è il settore che in assoluto anche come export tiene con grande forza in tutti i comparti, dall'olio ai prodotti trasformati, e abbiamo l'opportunità di fare dell'Italia il paese leader della green economy. Beh, io spero che queste parole vengano ascoltate da chi di dovere, fra virgolette, ma più che da chi di dovere direi anche, aggiungerei anche da chi poi dopo vota. Diciamo soprattutto da chi poi è capace di organizzarsi anche come consumatore può votare, cioè quando scegli una cosa invece che un'altra, anche in quel caso hai un po' votato. Perfetto. Alberto Marolda saluta, io giornalista TV saluta, Alfonso Pecoraro Scagna. Un saluto a tutti i vostri ascoltatori.